Associazione Cani Felici. È l'argomento di questa puntata, di questa trasmissione. Spesso io sento dire, ma io sono andato in vacanza, ho lasciato il mio cane da un amico, c'ho un bel giardino. No, il cane è felice solo quando sta con il suo padrone. E lo dice un ex proprietario di cane, dicendo ex già capite perché non lo sono più. Bene, alla mia destra Domenico Manente, presidente dell'Associazione Cani Felici. Perché la situazione cani felici? Quindi esiste anche il Cioè, contraltare, anche la situazione cani infelici, no? noi abbiamo scelto questo nome per due Due motivi. motivi. Uno perché stiamo a Corso Carlo Felice, via Carlo Felice a Roma, E quindi per forza, era è il obbligatorio. nostro e quindi sta Era là obbligatorio. e andava messo là. Un altro anche perché noi siamo convinti che i cani quando sono trattati bene, quando sono amati, quando amano, quando vengono amati, riescono ad amare e sono felici e rendono felice anche il padrone. Quindi noi tutti quanti i nostri cani sono molto amati, tutti quanti i nostri cani vengono amati, tutti i nostri cani ci danno della felicità, ecco perché abbiamo fatto questa associazione, l'associazione dei cani felici. E abbiamo oltre 100 50 iscritti, che ringraziamo Dio, non tutti vengono in contemporanea, ma nell'area cane, perché anche se è la più grande area cane che sta qua a Roma, però non possono stare 150 Dove si cani, trova quest'area sta cani? fra le due chiese più grandi che stanno a Roma, fra San Giovanni il Laterano e Santa Croce il Ah, beh, Laterano. Là c'è un lungo c'è un lungo accanto alle giardino mura, poi, no? sotto le mura ed è una cosa bellissima. Passeggiare col tramonto, con le mura e con i cani è qualcosa di meraviglioso. Noi abbiamo fatto poi questa festa che ne andremo a parlare Adesso, dopo, questa che è era. stata la presentazione dell'associazione. Adesso passiamo ad Anna Lops dell'associazione Cani Buonasera. Felici. Lei è senza cani, quindi che cani ha Sì, lei a ho una casa? cagnolina che è una meticcia, è un incrocio tra un bracco e un segugio, molto dolce, Beh, i carina, meticci in particolare sono affettuosissima. molto Sì, più molto affettuosi, più affettuosa, però è, tantirozzi. adesso è a casa È bella. di mia figlia, Ma quindi poi veniva insomma. qui e litigava con un altro ospite che No, abbiamo. si E conoscono parliamo subito bene e dell'altro si ospite. amano poi, tra l'altro con Gin, Alla mia quindi. sinistra Flavio Stazzi, che non è solo, è insieme a Gin. Vediamo se la nostra telecamera, ecco, inquadra Buonasera. Flavio Stazzi. Piano piano, piano piano, piano piano scende e Agin. inquadra anche Gin. Con me questo nome perché lei beve spesso Gin, no? Perché i volontari che l'hanno trovato avevano ribattezzato Ginepro, solo che era un nome troppo serio e quindi Complicato. abbiamo estratto l'alcolico dal nome e Dunque, l'abbiamo chiamato Gin. Sì. l'associazione ha fatto recentemente una festa. Ecco qua, l'associazione Cani Felici, la nostra regia, sempre molto attenta, Bravo. manda il manifesto della giornata, programma della giornata, associazione Cani Felici, ed è il motivo per cui l'abbiamo invitata nel Certo. nostro studio. Allora. E noi, è appunto perché noi ci siamo voluti festeggiare e abbiamo organizzato questa prima festa dei cani felici, perché normalmente le feste che si fanno a mo' di concorsi e fanno il cane più bello, il cane più Come no, quello perfetto, il che cane ubbidisce meglio, no? esatto. Mentre invece noi abbiamo voluto festeggiare proprio i nostri cani, i cani come siamo noi, come siamo felici. E abbiamo fatto questa festa, Questa abbiamo organizzato manifestazione, certo. noi abbiamo collaborato veramente con l'assessorato comunale dell'agricoltura, che fa parte di cui con l'assessore Sabino Sabrina Alfonsi, Alfonso, perché certo. tutte queste cose non avremmo potuto fare se non ci fosse stato l'aggancio e l'aiuto del comune. Perché Sabino Alfonsi ci ha aiutato sia nel fare l'area cani, quando è stata presidente Del municipio del primo municipio. per due legislature. Beh, siamo stati anche qua, e ci ha dato una mano anche per poter organizzare questa festa.
è stata la prima festa, quindi ne faremo altre. A distanza di un questa anno? Questa festa noi abbiamo voluto far capire, abbiamo voluto parlare perché l'uomo ama il cane, perché l'uomo vuole così bene al cane come fosse uno di, ma di famiglia, un familiare. Quindi abbiamo fatto prima una dimostrazione con Giulia Oci, che qua sto leggendo. Dimostrazione realizzata da Giulia Oci. Cioè, là ha fatto una prova con tutti quanti, un vario percorso olfattivo. E il cane a mano andava a seguire e lei poi spiegava. È stata una cosa molto, molto seguita. C'era tanta, tanta gente a assistere questa... Tutti col cane, ma molti anche senza, magari, vero? Molti anche senza. Poi abbiamo parlato il cane, come è stato visto il cane nella pittura, e c'è stato un nostro socio che ha spiegato e ha parlato di due quadri che sono stati esposti. Poi abbiamo visto il cane visto nella letteratura. E un'altra socio, una professoressa, ha parlato appunto di come era visto il cane da Pinocchio. Poi, Pinocchio. No, è stata una cosa molto, molto interessante. Difatti, leggo qui diverse cose, dimostrazioni dei cani, prima tavola rotonda. Esatto, questa poi seconda tavola rotonda. Ma seconda tavola rotonda. Di che si parlava questa tavola rotonda? Cioè, sul sociale. Sul sociale, perché c'erano anche rappresentanti di altre associazioni. Il cane come può essere inserito ma nel sociale, quale aiuto il cane può dare anche come pet therapy e cose. E poi ha concluso Sabrina Alfonsi. Io ho letto proprio forse ieri, oggi, un articolo che diceva quanto è importante avere un cane, soprattutto delle persone sole, per delle donne, cioè, perché per loro, e citava anche, mi sembra proprio oggi, e citava tutta una serie di vantaggi che ha l'organismo, no? Quindi allora diventa meno nervoso, diventa... Ecco, signora Anna Lopes, anche lei che c'è questa cagnetta, per lei noi, che significa per lei avere questa cagnetta? È stata terapeutica per noi, è stata presa... Perché noi chi è? Lei e suo marito? La nostra famiglia, sì, mio marito e i miei due figli. Perché a turno li portate fuori, vero? L'abbiamo presa nel periodo della pandemia, quindi è stata, insomma... Presa come? Acquistata? No, non l'abbiamo acquistata, tramite una foto su Facebook che mia figlia ha visto questa cucciolata cercavano di adottare questi cagnolini, certo. Quindi noi abbiamo pensato di adottarla e di prendere questo cane. Per noi è stata una prima esperienza. È la prima volta che a casa vostra entrava un cane? Sì, sì, è stata positivissima, abbiamo tutti collaborato, ci siamo affezionati, quindi io consiglio proprio di adottare un cane. Soprattutto alle persone anziane, vero? Non solo. Sole magari, anche. Sole, parliamo di centenari, sì, no? Gente che assolutamente sì. Che costringe poi a uscire, costringe a fare, sì, altre preoccupazioni, così lei va altre preoccupazioni della propria vita, no? Giusto? Ma anche per noi, insomma, che è stata terapeutica, insomma, l'entrata di questa, di India. Adesso non potrei più farne a meno? No, no. Anche se la figlia è andata a vivere fuori e si è portato un cane. Adesso stiamo pensando. E qua c'è la grossa preoccupazione, il cane è mio e cose. E quindi India sta un po' da una parte. Io conosco, per andare in senso inverso, io conosco un paio di famiglie i cui figli naturalmente hanno avuto il cane. Io, per esempio, a casa mia è entrato un cane perché è stato un regalo del fidanzato a mia sorella. Poi si sono sfidanzati e ci ha lasciato, virgola, il secondo cane che ho avuto. Poi il terzo è il mio grande amore. Non mi facevate parlare, se non mi dispiaccio. Allora, Gin con il suo padrone che si chiama Flavio Stazzi. Cosa, nella sua vita, cosa ha rappresentato avere un cane, come Gin poi? Che è bravissimo, però si è messo a abbaiare prima perché si è visto riflesso nel nostro studio, qui sono diversi specchi, poi sono televisori naturalmente, no? Si è visto nel televisore spento e si è messo a abbaiare.
Ho la sensazione che si riconosca, però in alcuni casi, ecco, con situazioni buie, magari è fuori casa, ha le luci, e quindi le cose, è come se vedesse un altro... Sì, i ragazzi che vanno, girano con le telecamere. Un altro cane, quindi lo chiama. Sì, sì. Un cane ha un impatto fortissimo, sia a livello familiare, interno alla famiglia, che a livello sociale. All'interno, nell'equilibrio della famiglia ti cambia tutto, cambia gli orari, cambia l'umore, cambia i rapporti interni, perché c'è, per gestire, no? un animale come un cane, comunque c'è bisogno di fare nuovi accordi all'interno della famiglia. Voi quanti siete in famiglia? Noi siamo solo due. Quindi, lei e sua moglie? Sì, siamo io e mia moglie. E quindi ha un impatto interno, ma soprattutto a livello affettivo, diventa un elemento della famiglia immediatamente, subito, istantaneamente. Ed è una terapia, cioè è una pet therapy continua. No, cioè, perché adesso sembra strano, però comunque sia, consiglio ad uscire, consiglio a avere degli orari, consiglio a portarlo dal medico che sta poco bene, o magari per fare delle analisi, delle cure e così via. E quindi E può avere una funzione importante anche sul luogo di lavoro. Io l'ho sperimentato, io faccio il libero professionista, a volte mi trovo con i colleghi, e c'è anche lui. Ma libero cose, avvocato? Io faccio l'ingegnere. Ah, ingegnere. Quindi mi trovo con i miei colleghi. È uno studio dove fa naturalmente, no? In momenti di particolare tensione, avere un cane che gira tra le persone è comunque un elemento distensivo, un elemento che spezza a volte climi tesi per consegne importanti, quindi ha un ruolo importante in tanti contesti. Io sono per il cane nei luoghi di lavoro, per esempio, negli studi. Certo, deve essere un cane adatto, è chiaro. Non alle poste, perché già c'è tanta confusione. Domenico Manente, Mimmo. Dico, quindi insomma stiamo parlando di questi cani, ecco, vediamo anche delle foto che si riferiscono all'ultima festa. Esatto, immagino, no? Con Sabrina. Ci sta te, ci sta Sabrina, e mia moglie. L'assessore ai rifiuti, all'agricoltura, gli alberi e così via. No? Sì, un assessore un po' pesante. E poi c'è la signora Manente. Esatto. Sì. Quindi questa festa, quindi dubbiamente... Che medico che dice agli altri di non fumare. Ah, ecco, medico di non fumare. E niente, qua Sabrina, ripeto ancora, cioè, perché poi fra l'altro noi avevamo degli stand dove i veterinari hanno spiegato le malattie più frequenti, quindi hanno dei visto cani, informazioni. Ovviamente, sempre dei cani, ma dei cani. Esatto. E quindi c'è stato proprio... un'informazione che hanno dato a tutti quanti. C'è stato in queste due ore che noi abbiamo avuto a disposizione, c'è stato proprio un interesse continuativo, sia da parte nostra, che abbiamo i cani, quindi interessati, perché c'erano pure dei comportamentalisti, sia dei veterinari. E poi c'è stato proprio malinteresse delle persone che non hanno mai avuto i cani, e vedendo la nostra gioia, il nostro trasporto nel curare, vede, il cane, sia che sia bello, sia che sia brutto, sia che sia alto, come si dice dalle nostre parti, ogni scarafone è bello alla mamma sua. Secondo me abbiamo dato la voglia, la volontà a tante persone di adottare, di prendere un cane. Normalmente nella nostra associazione sono rarissimi i cani che si vanno a comprare, che sono tutti quanti, come la storia che ha parlato Flavio, che ha parlato Anna, è quella normale, sono cani abbandonati, sono cani che stavano per morire. La storia di Gin non ce l'ha raccontata. Abbiamo sentito la storia della signora Anna, che l'ha trovato su internet. È una cucciolata, sì, che girava questa signora ha messo le foto di questa cucciolata e quindi li adottava, li dava in adozione. Come avete fatto a sceglierlo? Io penso quello è il momento per me sarebbe il momento più brutto, perché io so che ogni volta uno va, questi saltano tutti quanti attorno, abbiamo visto questa cagnolina, che poi era quella che ci aveva colpito, che poi invece era già opzionata,
e quindi abbiamo detto vabbè, è già stata, sta per essere adottata, ne prendiamo un'altra, ce ne sono altri, quindi ci ha colpito questo musetto tutto scuro perché noi avevamo anche un gatto nero e quindi abbiamo riproposto di nuovo il colore nero. Anche io ma cani e gatti vanno d'accordo poi? La verità. Io penso ma di no, però se vivono ma nello stesso ambiente sì. Forse insomma, sì. No, il gatto non ce l'abbiamo più, purtroppo. Cane e gatti non vanno è stato preso. Dicevamo la storia di Jimmy. La storia di Jimmy è anche loro una cucciolata nata nelle campagne, Randagian, nata nelle campagne di Frosinone. Uh-huh. Si sa di che razza è, pure meticcio anche questo? No, meticcio, padre pastore e madre, si conosce la madre, però anche il del padre si sospetta sia pastore. E quindi... Un maremmano forse, no? No, pastore belga. Ah, pastore belga. Che, parla bene di Gine, perché Gine c'ha proprio la testa del pastore belga e le zampe di una... Le zampe quasi di un bassetano. Di un bassetano. Sì, molto, molto particolare. All'amore non si comanda. Certo. E quindi avete, cucciolata salvata da dei volontari, salvata in questo caso da Adriana. Salvata in che senso? Salvata perché a volte queste cucciolate nate in campagna vengono soppresse. Addirittura soppresse dagli agricoltori soprattutto. Certo, non sanno che fare. E quindi ci sono questi... Poi non sono cari da caccia, no? No. Ci sono... Da compagnia. Solo da compagnia. Potrebbe essere, è troppo piccolo per essere un pastore, questa è la questione dei meticci, è un po' pastore ma ha delle dimensioni non adatte. E ci sono questi volontari mirabili che vanno in campagna, in situazioni, si infilano nelle buche, sotto la pioggia per recuperare, sì, perché a volte queste cucciolate vengono protette dai genitori, in cunicoli molto, molto, molto profondi. E noi poi l'abbiamo visto anche noi su Facebook attraverso internet e abbiamo scelto, non lui, abbiamo scelto la cucciolata che è stata assegnata, a sette famiglie e ancora siamo in contatto perché abbiamo il gruppo WhatsApp, i fratelli si incontrano ogni tanto. Anche lei ha continuato a seguire questa storia? Di queste persone che le hanno affidato il cane? No, mi documento, insomma, vado su internet, mi guardo appunto queste associazioni di volontari che fanno questo lavoro stupendo di recuperare questi animali e di poi si preoccupano di darli in adozione, insomma, di dargli una buona sistemazione, soprattutto con persone che gli vogliono bene, per cui... Lei si aspettava di trovare tanta gioia, ma anche tante difficoltà nell'avere un cane? Ma difficoltà non direi. Non facciamola troppo leggera, insomma, no. Difficoltà ci stanno, prima accennavo. Cioè, cambia un po' la vita, insomma, no? Ci sono degli impegni, che ovviamente. Che mangiano loro, a che volta stanno poco bene, certo, quindi no, senz'altro. Dal medico, chiedo scusa, sì. E via di questo passo. Però danno tanto. Si vogliono accoppiare, mi ricordo che la cagnolina c'era la mamma. Virgola, dico detto prima, che in certi periodi non si teneva proprio. Sì, noi insomma, loro ti amano incondizionatamente, sì. Quindi proprio manifesta questa sua gioia quando ti vede. Anche Gina, la stessa storia della signora Anna? Sì. Siamo là, voi consigliatevi di prenderlo un cane? Sì. Certo. Per carità, come se l'avessi detto. Ma queste associazioni poi vengono a casa a controllare tu come tratti il cane? Prima di affidare il cane vengono a casa e vedono se tu sei in grado di poterti prendere cura del cane. Sembra quasi un'adozione di un bambino, no? È una cosa seria. Lei che cane c'ha, Manente? Io ho un cane particolarissimo, ecco. Perché è alto, grosso... È un cavallo, no? No, non è un cavallo, è 35 kg, non è enorme. Potevo far vedere la foto, non l'ho data del cane mio. Non è questo qua, no? No, è alto. Ha il colore, è una cosa fra un setter e un bracco. È proprio molto molto bella e ha il colore del Golden Retriever, ha solo un difetto, dobbiamo dire, che
è stato trovato da mio figlio. Io stavamo a mare, noi a Santa Maria di Castellabate, a fare il meritato mariposo. Mio figlio era andato con degli amici. Castellabate, che hanno girato il film Benvenuto al Sud, Benvenuto la, al perla sud. Del Cilento. La perla del Cilento. Fermiamoci un attimo, Castellabate non ha niente da invidiare a nulla, da sempre su tutte quante male guide. Da quando ha fatto il film, cioè, che è stata proprio occupata da napoletani, e non solo, ma poi, che hanno scoperto questo bellissimo borgo. Sì, ma la cosa strana è che noi eravamo patrimonio dell'umanità dal 90. Ci hanno iniziato a conoscere dopo il film, dopo il film, sì, che sì, è stato, certo, 10 anni sempre fa. Capita, certo. Cioè, è stata una cosa eccezionale. Io ho letto che poi... dopo aver già il primo film, quando volevano fare il secondo, perché ben tornato non è stato, possibile girarlo là, perché tanta gente aveva comprato le case, curiosi, successo. La prima volta il successo era che non se l'aspettavano, la seconda volta come hanno visto che si preparavano a girare, finalmente sono stati assediati dagli abitanti, no, qui non possiamo girare qua, dobbiamo girare dall'altra parte. Che bello. Castellabate è un paese di 800 abitanti, quindi è proprio arroccato, è tutto centro storico, perché è piccolo, non si è malestrate strette. Quindi il cane ci abita male, perché è tutto stretto, piccolo, non c'è spazio per correre. Esatto, però corrono ovunque, ma poi le cose belle, volevo dire questo aneddoto. Nel film è ambientato sulla piazza, una piazza eccezionale. Dove che c'è è la posta, le cose, no? Cioè. Non c'è sta posta, non è possibile che 800 abitanti tengano 5 impiegati. Sì, non sì, c'è, certo. Allora la gente viene, sì. Fanno si torpedoni e dico, ci hanno tolta la posta, perché? Ma non c'è mai stata, per far capire. Che la posta tutto, non c'è mai se c'era. Tutto è incentrato sulla posta, perché lui è il direttore della posta, quindi tutto dico, ci avete tolta la posta, diventi pazzo, dici, ma razionalizzare che un paese di 800 abitanti, una posta così grande non la poteva avere, quindi c'è una posta molto più piccola, in un'altra zona bellissima, ma del paese. Ci vuole molto. Ma che ci sta? Un alimentare? Che c'è sta? No, prima adesso c'è un bar. Bello. Purtroppo quella piazzetta che era meravigliosa, ma è tutta pianta bar e ristoranti. Insomma, è il prezzo che devono pagare. È il prezzo che devono pagare. Quando c'era un macellaio. Hanno messo la posta, poi la posta andata via, ci hanno messo. Il cane, che è successo con questo cane felice? Ah, questo cane felice, che cosa è successo? Che mio figlio stavo vinto, ho trovato il cane e tutto quanto, ma contento, gli ho mandato i soldi per andare dal veterinario e cose. Dopo 2 giorni mi chiamano, vengono dei miei amici a casa, vengono altri amici a casa e portano un Rottweil, una femmina. Aia. Loro a Ovindoli andavano sempre fuori a cavallo, cose, i cani a casa. Il Rottweil con una zambata gli ha tolto l'occhio. Ah. Quindi questo mio cane, che ha 7 anni, da sempre sta con un occhio solo. Quindi quando vede gli altri cani, c'ha sempre paura. Certo. Ed ecco perché questo mano sta qua, insomma, che... Con gli umani è buonissimo, proprio è il classico cane guardia. Se vedeva Gin si arrabbiava. È il classico cane da guardia, quando viene qualcuno a casa scodinzola la coda finché non gli fai tu tante carezze. Se non gli fai carezze non se ne va, quindi è il proprio cane che... Da guardia, guardia, sì. Cioè, uno sta tranquillo, che qualsiasi ladro non entra. Dicevano o Vindoli, quando noi l'abbiamo preso, questo è un cane da lusso, che tu pigli a fanzo, perché con un occhio non può andare a caccia, e vuole sempre le carezze. Carezze, che ti serve come questo cane? Là c'era una cosa tu, perché ci sono certi contadini, certo, che non riescono a capire questo clima che si crea fra cane e persona, là un cane a destra,
buona a fare, insomma, avere un ruolo ben specifico. Sì. Volevo togliere una cosa, solo una cosa, ma voglio dire. Alla festa poi noi l'abbiamo fatta popolare per tutti, perché poi alla fine, dopo aver discusso, parlato, ascoltato, abbiamo ballato. Vi ho letto. Abbiamo ballato e c'è stato il buffet. Al gruppo musicale. Che sono stati bravissimi. E anche un ricco buffet. Esatto, è ricco, ma è stata una cosa molto buona. È la classica festa che si fa in paese popolare, dove siamo contenti di quello che noi facciamo e di quello che noi abbiamo. Presidente, quando è la prossima manifestazione di Cani Felici? L'anno prossimo, sicuramente lo organizziamo un po' come... E porteremo tutte le foto che purtroppo mi sono dimenticato Ma come associazione che fate? Pranzi, cene, incontri, tutti quanti lì a vedere i cani che saltano, che corrono, no? Più o meno immagino questo. Facciamo qualcosa, no? ci riuniamo, ma soprattutto sulle problematiche del cane, qual è il veterinario migliore, qual è la malattia che devi preoccupare. Stasera abbiamo deciso invece che faremo pure... delle convenzioni con dei teatri e con delle esatto, in modo che la nostra l'associazione diventa comunità, comunità, insomma, quindi dove un problema dell'uno va verso l'altro, ecco. Signor Anna, quindi anche lei appoggia questa idea di questa comunità, lei con il suo cane, la famiglia, in India, tutti quanti siamo compatti. Tutti partecipi, insomma, no? È anche un modo per fare nuovi incontri, per conoscere persone nuove, far incontrare i cani. Già mi fanno segno di chiudere la svelta, però voglio finire velocemente. Cosa pensa quando il cane la guarda con quel suo fare innamorato? Ci abbracciamo. Gin, ormai sta qua accanto, mi guarda anche a me innamorato, poi quando uno gli fa le carezze, no? Sì, sì. Volevo dire che, aggiungere solo che tutti i proprietari di cani, i conduttori di cani, sono alla fine una grande famiglia, perché in genere... Basta che non rompano l'occhio, però. Quando si cammina per strada, in genere gli estranei sono distaccati, ma se tutti e due hanno un cane, alla fine uno sguardo reciproco c'è sempre, come se si appartenesse a una grande comunità, come se si entrasse in una grande comunità. Vabbè, anche il Teoro vuole far parte di questa comunità, anche se in questo momento... Non ci abbiamo cani, però ci sono degli amici di Teoro che hanno certi cagnoni che non finiscono mai. Dei labrador. Il regista mi ha detto che c'è il cane grande, il tecnico. Teoro è grande anche per il direttore con dei servizi intelligenti. Dobbiamo fargli scrivere la situazione ai cani felici. Certo. Insomma, grazie ai nostri ospiti di quest'oggi. Domenico Manente, presidente associazione Cani Felici, che i cani sono felici, ripeto, quando stanno con i padroni, quando stanno soli a casa, anche se non piangono, non sono felici. Anna Lops, associazione Cani Felici, Flavio Stazzi e telecamera, pronti? Flavio Stazzi è questo, e questo invece è Gin. Quindi abbiamo salutato tutti quanti gli ospiti, compresi gli uomini e i loro amici, non diciamo cani, e i loro amici. Noi ci vediamo con le altre trasmissioni di Rete Oro, grazie per l'ascolto, grazie ai nostri amici e anche a Gin. Arrivederci all'altra trasmissione, grazie.